solito momento di auguri, prefetto, insomma un momento per la città in cui anche alle sue spalle vediamo tante luminarie, ma insomma Arezzo brilla davvero di luce propria. Sì, Arezzo durante la città del Natale ci sta dando veramente tantissime soddisfazioni, una presenza molto significativa di turisti e nonostante le presenze ecco, veramente molto significative per, fino a questo momento non possiamo lamentarci anche dal punto di vista della gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'impegno, abbiamo visto che insomma i turisti vengono un po' anche indirizzati in strade particolari che solitamente hanno diciamo un'entrata e un'uscita, ma in occasione della città del Natale non è possibile. Sì, è chiaro che la città del Natale si stende veramente lungo tutto il perimetro cittadino e ho avuto modo di ascoltare diversi turisti che sono molto colpiti dalla nostra città. E è chiaro che le presenze sono importanti, ma le forze dell'ordine e la polizia municipale stanno facendo un lavoro straordinario. Che bilancio si traccia di questo 2023? Beh, un anno sicuramente molto impegnativo, un anno molto intenso, abbiamo visto episodi belli, episodi brutti, ma dal mio punto di vista il bilancio viene sempre positivo. E sono contenta di come ha risposto la cittadinanza, sono contenta del lavoro svolto dalle forze dell'ordine e da tutti sul territorio, c'è grandissima collaborazione, quindi un giudizio estremamente positivo. Arriva un 2024, anche quello impegnativo, perché la questione migranti ci sarà ancora. L'ultimo assalto alle aziende orafe è di poche ore fa, quindi in questo senso insomma, il confronto immagino che prosegua con forze dell'ordine ma anche con i sindaci. Sì, assolutamente, c'è un rapporto di assoluta collaborazione, di grande disponibilità da tutti gli amministratori locali e per questo dico che sono stati affrontati temi molto importanti durante l'anno e anche il 2024 sicuramente presenterà lo stesso livello di impegno, ma siamo pronti.